catture. Le due catture sono state eseguite ovviamente a seguito di indagini fatte nell'immediatezza del fatto, che risale ai fini di giugno, però solo oggi abbiamo eseguito le ordinanze di custodia cautelare chieste dai PM della Procura ordinaria e della Procura dei minorenni, dottor Mancini e dottor Altobelli, accolte dai GIP. A seguito appunto delle indagini fatte nell'immediatezza si è riusciti a, attraverso le testimonianze di coloro che stavano al terminal dove la signora anziana ha iniziato ha preso l'autobus e per poi scendere a Pianola, e attraverso le immagini e videoregistrate del terminal, che ci hanno consentito di identificare parzialmente i soggetti, attraverso il recupero della collanina avvenuto a un compro oro dove i due erano per 70 euro erano andati a rivenderla, e quindi tutti questi elementi insieme, oltre al riconoscimento a parte dell'anziana signora dell'abbigliamento dei due soggetti, ci hanno consentito di fornire elementi gravi, indizi di colpevolezza nei confronti dei due, del maggiorenne marocchino e del minorenne albanese, che sono stati così arrestati in data odierna. Potrebbero essere coinvolti in altri episodi di scippi e rapine che ci sono stati negli ultimi periodi all'Aquila? Stiamo valutando, però riteniamo che i due che conosciamo già da pregressi esperienze investigative non dovrebbero aver commesso al momento fatti pregressi, perché su altri episodi che sono avvenuti all'Aquila stiamo già lavorando, e, per esempio sugli scippi le modalità sono assolutamente diverse e le indagini che stiamo facendo non portano a questi soggetti. Fino a qualche tempo fa l'Aquila era quasi un'isola felice, un po' esente da questo genere di criminalità, anche se non organizzata. Ecco, cosa sta cambiando radicalmente? Ma sta cambiando, come in tutte le città, la criminalità predatoria diffusa è presente. L'Aquila non poteva essere da meno, sicuramente con il territorio più spalmato, con difficoltà maggiori anche per le forze dell'ordine di coprire un territorio così vasto, coloro che commettono questi reati predatori si avvicinano anche all'Aquila, perché è anche più facile per loro poter poi dileguarsi. Ma noi cerchiamo sempre di arrivare su tutto, noi e le altre forze dell'ordine, su qualunque episodio, non essendo tantissimi si può cercare di lavorare bene su tutto, e quindi speriamo sempre di dare una risposta come stiamo dando in questi ultimi tempi a qualunque fatto criminale che sta avvenendo e che comunque giustamente crea allarme sociale, perché anche un episodio singolo non può essere considerato di poco conto. E quali sono le misure che state prendendo, soprattutto in quest'ultimo periodo, per evitare che appunto l'emergenza criminalità aumenti? L'arrivo del nuovo questore sicuramente sta dando nuovo impulso, non che prima non ci fosse, ma nuovo impulso, nuove strategie insieme per cercare di contrastare i reati predatori, che sono quelli che creano maggiore allarme sociale. E quindi le iniziative ce ne saranno diverse, poi comunque l'attività non si è mai fermata, la prevenzione si cerca di fare, quando non si arriva con la prevenzione ci si prova con la repressione, ci sono delle indagini che cerchiamo di portare a termine anche su altri episodi che sono avvenuti e sui quali stiamo lavorando. Sicuramente bisogna non mollare, a volte ci aiuta il reparto prevenzione crimine che viene dalle altre regioni, da Pescara o da Roma, per fare controlli maggiori sul territorio, su tutte le zone che non devono essere solo quelle del centro di L'Aquila, ma anche i paesi, gli altri comuni vicini hanno bisogno della nostra presenza, e noi quando possiamo andiamo in forza in determinate zone proprio per cercare di essere vicini alla gente e di prevenire alcuni reati predatori, soprattutto i furti in abitazione, che sono uno dei problemi principali che ha la provincia. Grazie.